Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. La serie T degli smartphone Xiaomi è sempre stata quella più interessante, perché unisce le specifiche da top di gamma ad un prezzo migliore rispetto ai modelli premium. Oggi vi parlo dello Xiaomi 12T Pro, uno smartphone che mi ha davvero stupito. Prima di andare avanti, vi invito come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei video. Saluto gli amici di digitabili.blog e il gruppo Telegram di malati di smartphone. All'interno della confezione troviamo, oltre al nostro smartphone, spillino per i vano SIM, classici libretti delle istruzioni, cover in silicone morbido e trasparente di buona fattura, cavo di ricarica USB tipo C e poi troviamo caricabatterie da ben 120 watt. Xiaomi 12T Pro è uno smartphone molto semplice dal punto di vista del design e simile ad altri smartphone Xiaomi. La sensazione al tocco sul retro è piacevole grazie a questo vetro satinato che trattiene poco le impronte, mentre in profilo è in plastica. Non abbiamo la certificazione contro l'acqua e la polvere. Dimensioni sono di 163,1 x 75,9 x 8,6 mm di spessore per un peso di ben 205 grammi. Analizzando bene lo smartphone, troviamo nella parte destra il bilanciere di volume col tasto di accensione e spegnimento. Nella parte sinistra non abbiamo nulla. Nella parte inferiore abbiamo lo slot che può ospitare solo due nano SIM. Non abbiamo l'estensione di memoria. Abbiamo la porta di tipo C, primo microfono, altoparlante di sistema che è stereo. Nella parte superiore abbiamo il secondo altoparlante di sistema che è sempre stereo, secondo microfono e porta infrarossi. Sul retro il modulo delle fotocamere. Nella parte inferiore abbiamo lo sblocco all'impronta, che è veloce e preciso, 10 volte su 10. Xiaomi 12T Pro monta un display da 6,67 pollici diagonale, Super AMOLED, con risoluzione 2712x1220 pixel. Lo schermo ha un refresh rate a 120 Hz e supporta anche il refresh rate a 30, 60 e 90 Hz ed anche la funzione automatica. Lo schermo è compatibile con l'HDR 10 Plus e ha una luminosità massima di 900 nits di picco. Lo schermo poi è protetto da un vetro Gorilla Glass 5. Parlando invece di hardware, abbiamo a disposizione la miglior potenza disponibile sul mercato. Il processore è uno Snapdragon 8 Plus Gen 1 Octa-Core da 3,2 GHz con GPU Adreno 730 e a disposizione 8 o 12 GB di RAM LPDDR5, espandibile anche con memoria virtuale di 3 GB. Entrambe le versioni poi hanno 256 GB di memoria interna UFS 3.1, purtroppo non espandibile. Buona anche la connettività, abbiamo il supporto al Dual SIM 5G. Abbiamo il chip NFC, abbiamo il Wi-Fi 6, abbiamo anche una buona vibrazione e finalmente abbiamo un sensore di prossimità classico che non soffre dei problemi che abbiamo invece incontrato su altri smartphone Xiaomi. Ottimo anche l'audio stereo firmato Harman Kardon, grazie a due speaker posizionati sui bordi corti. La batteria invece è una 5000 mAh che garantisce senza problemi oltre un giorno di autonomia. Il processore premium scelto per questo smartphone è indubbiamente il migliore in termini di consumi energetici. In più abbiamo anche un'incredibile ricarica rapida a 120 W che garantisce tempi di ricarica velocissimi. Peccato solo per l'assenza della ricarica wireless. Su questo 12T Pro, Xiaomi introduce per la prima volta il nuovo sensore da 200 megapixel. Questa fotocamera ha un'apertura f1.7 e gode anche della stabilizzazione ottica dell'immagine. A supporto troviamo purtroppo una 8 megapixel f2.2 grandangolare e una 2 megapixel f2.4 per le macro. Due fotocamere al di sotto delle aspettative per uno smartphone top di gamma per colpa della bassa risoluzione. La fotocamera frontale invece è una buona 20 megapixel f2.2.
I risultati del sensore principale sono buoni in tutte le situazioni. Ovviamente si tratta di una fotocamera che segue il pixel binning. Le foto realizzate con la fotocamera principale hanno colori ben bilanciati e con molti dettagli. Poco convincente invece la grande angolare, che con meno luce perde di dettaglio. Manca una fotocamera zoom, che però è in parte compensata dalla possibilità di fare un buon zoom digitale 2x. Rischiate invece la fotocamera frontale dei selfie. I video si possono girare fino al 4K a 60 fps oppure in 8K. I video risultano molto dettagliati e con una buona stabilizzazione. Xiaomi 12 T Pro arriva sul mercato con Android 12 aggiornato con le patch di settembre 2022 e personalizzato con la MIUI 13. Abbiamo le classiche funzionalità di questa MIUI 13, come il secondo spazio, le finestre scomparsa e la possibilità di misurare il battito cardiaco sfruttando il lettore delle impronte digitali su display. A differenza di altri Xiaomi provati, il software di questo 12 T Pro sembra migliore e privo di bug. Non è solo stabile, è anche velocissimo nell'esecuzione di tutte le operazioni e delle app. Poi interessante anche la promessa di Xiaomi di portare su questo 12 T Pro ben 3 versioni di software, quindi fino ad Android 15, e ben 4 anni di aggiornamenti per le patch di sicurezza. Potete acquistare questo Xiaomi 12 T Pro al prezzo di lancio di 849€ nella versione 8256, che io vi consiglio. Non è un prezzo basso, ma è un prezzo giusto per l'hardware e la potenza disponibile. Ovviamente potete trovarla ad un prezzo minore online. Vi lascio qui sotto qualche link d'acquisto in descrizione. Per concludere, questo 12 T Pro è forse lo smartphone migliore e più concreto realizzato da Xiaomi. I punti di forza sono una buona fotocamera principale, un bel display, una buona autonomia, un ottimo hardware e ha finalmente risolto il problema con il sensore di prossimità utilizzando uno fisico. I punti deboli sono senza dubbio la fotocamera secondaria, avrei preferito almeno una grande angolare con una risoluzione più elevata e un'altra grave mancanza è l'assenza della ricarica wireless. Per oggi è tutto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e se il video vi è piaciuto lasciate un bel like per supportarlo. Per qualsiasi info scrivete pure nei commenti. Ciao e alla prossima!